l'home page del pannello di fatturazione elettronica la crei come vuoi tu. Hai a disposizione report e grafici sui principali indicatori di performance della tua attività e puoi scegliere quali vedere. Partiamo dalla barra superiore. Qui puoi vedere il centro notifiche, dove puoi consultare le notifiche per fatture inviate, ricevute e per gli ordini elettronici e WooCommerce, se hai acquistato i moduli aggiuntivi. Puoi segnare tutte o solo alcune notifiche come lette, facendole così sparire dall'elenco. Puoi cliccare su una notifica relativa ad una fattura o ad un ordine per visualizzare i dettagli del documento. Per scorrere le pagine, utilizza le frecce in fondo alla finestra. Su Avvisi, inoltre, puoi trovare notifiche relative a richieste di delega accettate o rifiutate, conferma dell'invio di solleciti di pagamento, conclusione di download di fatture inviate o ricevute e molti altri eventi. L'icona a ingranaggio ti permette di accedere al menu Impostazioni, da cui gestire ad esempio il tuo profilo di fatturazione o le collaborazioni che hai attive o vuoi attivare con il tuo commercialista. Se vuoi collegarti con l'assistenza o visionare le novità del servizio, utilizza queste icone. Ora modifica la tua homepage e scegli i report che vuoi vedere. Seleziona prima l'anno fiscale. I dati che vedrai nei report si riferiscono all'anno selezionato. Vai su Aggiungi componente, li vedrai suddivisi per categorie. Controlla in elenco i componenti disponibili e se hai dubbi vai sulla I informativa per vedere i dettagli. Per aggiungere o rimuovere un componente ti basterà selezionarlo. Sarà evidenziato di blu e inserito in home. Se lo selezioni di nuovo, il riquadro blu sparisce ed è rimosso dalla home. Scorri le categorie. Vedrai incassi e pagamenti e documenti solo se hai attivi i moduli aggiuntivi. Non solo. Se sei un forfettario e hai impostato il regime fiscale RF19 o RF02, su indicatori economici vedrai imposte e limiti ricavi per forfettari. Potrai così monitorare l'importo delle imposte che devono essere pagate e tenere sotto controllo il valore dei ricavi e la previsione annuale in relazione al limite previsto per il regime forfettario. Aggiungi i componenti, ma ricorda che ne puoi inserire 10 al massimo. Puoi ridimensionare un componente o eliminarlo. Ma ricorda, stato servizio e servizi aggiuntivi sono fissi e sempre visibili. Non puoi rimuoverli. Ora organizza i report come preferisci, trascinandoli nella posizione che desideri. Hai concluso la personalizzazione? Salva e controlla i dati dei report. I grafici sono disponibili come istogramma o grafico a linee e i dati sono aggregati in genere per mese o trimestre. Alcuni componenti, ad esempio imposte o fatturato per cliente, devono essere configurati. Leggi le guide dedicate per i dettagli. In alto a destra è riportata l'indicazione di data e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati mostrati in home page. Puoi chiedere un aggiornamento con Aggiorna dati. Se non vuoi vedere i grafici, utilizza questo pulsante. Tutte le informazioni saranno nascoste. Non ricordi quando scade il servizio o vuoi acquistare un modulo aggiuntivo? Nessun problema. Consulta la scadenza e rinnova il servizio da stato servizio. Puoi visionare la videoguida dedicata per i passaggi. Per acquistare un modulo o verificare la percentuale di spazio occupato, vai su Gestisci nei servizi aggiuntivi.